Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Frank Maugeri e oggi vi farò vedere come seguire la vostra verticale sulle parallele. Prima di andare a vedere l'esercizio di oggi, vi ricordo, se ancora non l'aveste fatto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video, cioè ogni sabato alle 15. Vi ricordo inoltre di commentare nei primi 30 minuti, perché il commento migliore pubblicato in questo lasso di tempo vincerà il premio settimanale. Andiamo a vedere il nostro esercizio, parliamo appunto di verticale alle parallele. In realtà la verticale alle parallele non è eccessivamente diversa rispetto a una verticale eseguita a terra. Per molti versi, per alcuni può essere più semplice, per altri può sembrare più complessa. Personalmente la trovo più semplice se eseguita su parallele più basse, perché comunque vi è un supporto maggiore di tutto l'avambraccio. Mentre in una verticale a terra posso contare solo sull'appoggio della mano e quindi utilizzare le dita per spingermi indietro se sto cadendo in avanti e invece dover fare un gioco di spalle per tornare in avanti se sto cadendo indietro, sulla verticale alle parallele posso contare su un supporto maggiore dell'avambraccio sia in un senso che nell'altro senso. Ovviamente una verticale alle parallele, soprattutto se eseguita sulle parallele alte, può sembrare più complessa, anzi è sicuramente più complessa per un primo approccio, perché vi è il fattore della paura che in questo caso è determinante. Per questo motivo il mio consiglio è di iniziare ad allenarla con delle parallele basse. Ovviamente il presupposto di questo video è che voi già riusciate ad eseguire un numero sufficiente di secondi di verticale libera a terra. Se così non fosse, vi invito a guardare i video che ho pubblicato qualche mese fa su come imparare la verticale partendo da zero e sugli errori da non commettere quando iniziate ad approcciare questo esercizio. Il primo esercizio che andremo a vedere oggi sono le cadute dalla verticale sulle parallele. Quindi cercherò di darmi uno slancio eccessivo per cadere in avanti rispetto al mio baricentro. Questo per abituare il mio corpo e soprattutto il mio cervello alla caduta dalle parallele. Ovviamente la tecnica di caduta può essere diversa, scegliete voi quale può essere più comoda per voi e soprattutto quella più sicura. Passiamo al secondo esercizio. Come secondo esercizio andremo ad eseguire una verticale sulle parallele, però con i piedi contro il muro. Mantenendo una posizione di massima contrazione con tutti i muscoli del nostro corpo, quindi core, glutei, gambe, punte ben distese, andiamo ad eseguire un'estensione del polso per cercare di staccarci dal muro. Una volta che l'esercizio diventerà abbastanza semplice, potete provare a mantenere la verticale. Non appena avrete familiarizzato a sufficienza con gli esercizi che abbiamo visto prima, possiamo finalmente provare la nostra verticale libera sulle parallele. Mi raccomando di ricordarvi di estendere il polso quando state cadendo in avanti, di flettere il polso quando state cadendo indietro e mantenere sempre la contrazione dell'addome, dei glutei, delle gambe e le punte ben distese. Inoltre è importante avere un buon grip sulle parallele, perché se ad esempio la mano è sudata, probabilmente inizierete a scivolare e non riuscirete a controllare bene il movimento, quindi mi raccomando, utilizzate della magnesite se ne avete a disposizione.
Arrivati a questo punto del video, però, molti di voi si staranno chiedendo: ok, perfetto, tutto fantastico, ma come faccio a passare da queste parallele a quelle? In realtà l'esercizio è esattamente uguale, non cambia assolutamente nulla se non magari il metodo di salita, perché ovviamente arrivare sulle parallele così alte richiederà o molto più slancio oppure una salita di forza, che però non sto a spiegarvi qui in questo video. Il mio consiglio comunque è quello di andare ad alzare l'altezza delle parallele gradualmente man mano che vi sentite più sicuri. Quindi potete iniziare con delle parallele così basse e poi magari passare a delle parallele intermedie, oppure se non ne avete a disposizione potete usare dei rialzi, quindi andare a posizionare queste parallele prima su uno step, magari su due step, poi su un box e così via dicendo, finché non arrivate all'altezza delle parallele che vi interessa. Detto questo, per oggi è tutto, spero come sempre che il video vi sia piaciuto. Se così fosse vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi se ancora non l'aveste fatto. E ci vediamo come sempre sabato prossimo alle 15 con un nuovo video. Da Frank Maugeri è tutto.